Buongiorno a tutti, buon lunedì. Oggi è il 4 di novembre, quindi mi accingo a registrare il video dei libri del mese. Il video è come sempre in collaborazione con Nicole, che saluto, e parto subito perché ho solo due libri, ma ho l'impressione che avrò un bel po' di cui parlare, quindi portate pazienza. Allora, il primo libro che ho letto questo mese si chiama Irraggiungibile. E l'autore è Matteo Zanini. Allora, Matteo Zanini è un autore emergente e io l'ho conosciuto alla. Io non ve ne ho parlato, però trovate il video di Tania Libridine a proposito. L'ho conosciuto alla presentazione di un libro di Isabella Santacroce nel merito di una rassegna per un premio letterario bergamasco, insomma, una cosa del genere. Matteo mi è subito sembrato un ragazzo molto timido, molto educato e devo dire che sono rimasta stupita quando mi ha contattata per avvisarmi, per comunicarmi che con molta gioia era stato pubblicato il suo primo romanzo. Questo non è il suo primo lavoro in assoluto perché Matteo ha pubblicato anche una raccolta di racconti che si chiama La notte delle fate e ha anche pubblicato un altro racconto all'interno di una raccolta. Il titolo del racconto è Cappuccetto Rosso e la raccolta è La casa rossa. Però noi stiamo parlando di Irraggiungibile. Irraggiungibile è il suo primo lavoro, è il suo primo romanzo vero e proprio. La storia è di per sé piuttosto semplice, è la storia di Rosie Kate Wells, una ragazza che sul finire dell'Ottocento con la famiglia si trasferisce da Londra a una cittadina di campagna che è Ilkley. Sì. Tutta la famiglia si trasferisce in questo paese di campagna, in un cottage. E da qui partiranno poi tutta una serie di vicissitudini che vedranno come protagonista Rosie Kate e sua sorella, suo fratello e le persone che poi conoscerà e tutti conosceranno in questo paese. La particolarità di questo romanzo è che altro non è che il diario di Rosie Kate. E tramite questo diario noi veniamo a conoscenza di tutti i suoi, ovviamente tutti i suoi pensieri, di tutte le sue palpitazioni del cuore e di tutte le sue riflessioni, eccetera, eccetera. Cosa di particolare questo romanzo? Allora, questo romanzo è di chiara ispirazione osteniana, quindi e lo dico con cognizione di causa perché Matteo si è laureato con una tesi proprio su Jane Austen, quindi si vede che questa autrice lo ha molto ispirato. Ma quello che si può temere, ovvero che un romanzo di chiara ispirazione sia una brutta copia dell'autore originale, in realtà secondo me in questo romanzo non succede perché io l'ho trovato molto credibile, molto calato nell'atmosfera, ma non uno scimmiottare qualcun altro. La cosa che ho apprezzato è che secondo me questo è sì un romanzo di ispirazione austeniana, ma un pochino semplificato, quindi purificato da tutte quelle forme pompose che spesso si trovano nei romanzi di Jane Austen, perché ovviamente sono stati scritti in un'altra epoca. Quindi diciamo che è ispirato, ma un pochino modernizzato, perlomeno nella forma linguistica. Ma questo secondo me non gli fa perdere di credibilità, anche perché pensiamo che noi stiamo leggendo un diario, non una conversazione reale tra due personaggi di fine 800, quindi è molto credibile il fatto che la protagonista si esprima in maniera un pochino più libera di come magari si sarebbe espressa di persona con degli sconosciuti o con dei conoscenti. Quello che succede in questo romanzo. Noi vediamo la maturazione sentimentale durante il corso di questo anno di Rosie Kate, perché la ragazza si innamorerà di un uomo e inseguirà questo amore e sta a noi poi scoprire se riuscirà a coronare questo sogno oppure no. Devo dire che appunto questo romanzo mi è piaciuto. Consideriamo appunto che è il primo lavoro dell'autore, che Matteo è molto giovane perché ha 23 anni, quindi è molto giovane. E secondo me, io ecco, ho visto del potenziale in tutto questo, mi è piaciuto molto, il romanzo è scorrevole, avrei forse accorciato alcune parti, però ecco,
questo è proprio un gusto personale, perché sul finire avrei magari condensato un po', però ho trovato la giusta dose di riflessioni, la giusta dose di avvenimenti, anche qualche colpo di scena, e l'ho trovato piacevole. Secondo me, io ne consiglio la lettura a tutti gli appassionati di Jane Austen, perché secondo me ritroveranno quelle atmosfere, ritroveranno quelle situazioni di feste, pomeriggi alla sala da tè, una buona dose di scandali e cose del genere. Quindi io l'ho trovato piacevole e sono felice di averlo letto, e faccio un grosso, grosso in bocca al lupo a Matteo per i suoi prossimi, spero molto prossimi lavori. E ora passiamo al secondo libro del mese. È un libro molto discusso e io ci ho pensato davvero tanto in questi giorni, ho pensato a cosa dire in questa recensione perché sono molto combattuta. Allora, il libro in questione è The Help di Katherine Stockett, che è diventato famoso in questi, non quest'anno, l'anno scorso, se non, sì, mi sembra che il film sia del 2012, perché appunto ne è stato tratto un film di cui tra l'altro vedete qui le protagoniste, perché questa è l'edizione con la locandina del film. Perché faccio fatica a parlare di questo libro? Perché comunque tratta di temi piuttosto scottanti, importanti. La trama in breve: ci troviamo nel 1962 a Jackson, una cittadina del Mississippi, in America, e pensiamo appunto a tutti, a tutte, contestualizziamo insomma questa cosa. In questa cittadina di Jackson vivono delle famiglie benestanti, queste famiglie benestanti hanno delle donne di servizio di colore. Martin Luther King non ha ancora, sta per fare il suo famoso discorso, e i diritti delle persone di colore sono ancora ben lontani da essere discussi e approvati. Quindi ci troviamo in una situazione di, non dico schiavitù del popolo afroamericano, ma quasi. Quindi la situazione in cui ci troviamo è che la protagonista, Eugenia, detta Skeeter Phelan, un giorno rientra. Diciamo che il romanzo è ambientato poco dopo il suo ritorno dall'università. Lei si trova appunto si ritrova con delle persone sue amiche con le quali è cresciuta, ma forse l'aria dell'università, forse non lo so, perché lei fondamentalmente è una dissidente, no scherzo, non è una dissidente, però si trova a riflettere sulla condizione delle donne di servizio, sia quelli che lavorano in casa propria, ma soprattutto quelli che lavorano in casa delle sue amiche. Quello che Skeeter decide di fare, spinta anche da una redattrice di una casa editrice di New York, è di raccogliere le testimonianze di queste donne di colore. E ovviamente all'inizio incontrerà delle reticenze da parte di queste donne, ma aiutata soprattutto da due delle protagoniste del romanzo, che sono Aveline e Minnie, che sono due personaggi secondo me davvero, davvero belli, mi sono piaciuti tantissimo, ciascuna appunto con le proprie caratteristiche e con le proprie differenze, riuscirà appunto a raccogliere queste testimonianze e innescherà tutta una serie di eventi. Detto così, probabilmente il romanzo sembra tranquillo, perché uno ci deve fare dei pensieri. Allora, io ho iniziato a pensarci ancora prima di leggerlo perché avevo visto la recensione appunto di Tania. Tania ha parlato appunto in maniera molto completa e complessa di questo libro e ha fatto nascere in me una riflessione che in realtà nasce spontanea anche leggendo il romanzo, ovvero: questo libro sembra la visione, ovviamente, cioè cercava di andare contro alle idee razziali, ma forse risulta quasi più, non dico quasi più razzista delle idee razziali in sé, però un qualcosa di simile. Perché? Perché fa apparire la ragazza bianca, che è una ragazzina fondamentalmente a 23-24 anni, come, non dico la salvatrice del popolo nero di Jackson,
ma sembra che se non fosse per lei, se non fosse stato per lei, queste donne di colore non avrebbero mai deciso di alzare la testa e cercare di affermare i propri diritti in quanto esseri umani uguali ai bianchi. E quindi questo romanzo sembra un po' la versione americana della questione, come probabilmente è perché Catherine Stockett, adesso non so se è, non so di che colore è, no, non che mi interessi particolarmente, però la visione è comunque dal punto di vista dell'americano bianco. Un'altra questione è che comunque i temi affrontati in questo romanzo sono quelli dei disagi delle donne di colore, che possono andare dall'essere trattate male, dall'essere trattate come proprietà della famiglia bianca, al dover avere un bagno separato fuori dalla casa perché la padrona non vuole che la serva, utilizzi i suoi stessi servizi, ma effettivamente nel resto, cioè non dico nel resto del mondo, però la questione ovviamente non è solo questa, i disagi e il trattamento razzista nei confronti dei neri non si limitava certamente solo a questo. E tutte queste, secondo me, sono osservazioni assolutamente condivisibili, tant'è che avendo già visto la recensione di Tania e avendo letto successivamente il libro, in realtà anche la stessa Minnie nel libro, che è la più sfacciata delle donne di servizio, lo dice, ma noi abbiamo davvero bisogno di che una ragazzina bianca come dire, tenga, abbia a cuore la nostra causa, non possiamo farcela da sole. Ed effettivamente è un'osservazione condivisibile, però nonostante questo problema di fondo, io non mi sento di bocciare questo libro perché a me in realtà è piaciuto. È scritto in maniera molto, molto scorrevole, ma anche molto empatica. Perché in realtà secondo me mette anche il punto, mette a fuoco le relazioni anche appunto sentimentali che si instauravano tra questo personale di servizio e le famiglie per cui lavoravano. Quindi ci sono molte storie commoventi, molte storie forti di legami di anni tra queste due, fondamentalmente due caste sociali. E quindi non mi sento di bocciarlo, anche perché un'altra riflessione che mi è venuta poi parlandone con altre persone è che è vero che non è di certo la ragazzina bianca che salva il popolo nero della città, è anche vero che ampliando il discorso per tutte le rivoluzioni, per tutti i movimenti, come può essere stato ad esempio un altro esempio, il movimento femminista. È vero che erano le donne a cercare la parità con gli uomini, ma in tutti i movimenti di questo genere, secondo me, se non ci fosse stata una partecipazione sentita e comunque un sostegno anche dall'altra parte della barricata, come sarebbero andate le cose? Si sarebbe davvero arrivati alla parità tra bianchi e neri? Si sarebbe davvero arrivati alla parità tra uomo e donna? Non lo so, probabilmente sì, magari con più difficoltà, magari in più tempo, non lo so, però ecco, non mi sento di criticare al 100% la visione di questo libro. Certo, avrebbe potuto magari essere un pochino più, come dire, un po' più obiettivo, un pochino più meno pendente dalla parte di Skeeter, però alla fine il romanzo è quello che è e io lo consiglio perché a me è piaciuto, mi ha fatto riflettere, ecco, una cosa davvero importante secondo me del libro, di questo libro in particolare, ma di tutti i libri, è che i libri ci fanno riflettere, quindi che li approviamo al 100% o no, che magari mostrino una versione dei fatti che a noi non piace o in cui non ci riconosciamo o che non condividiamo, però la cosa importante secondo me appunto è la riflessione che ne scaturisce. Quindi io consiglio questo libro, mi è piaciuto. Ho anche visto il film subito dopo, incuriosita perché volevo vedere come era stato trattato l'argomento, e devo dire che anche il film non mi ha deluso, anzi, visto che si parla appunto di spesso dei soprusi che queste donne di servizio, di questo personale di servizio subiva da parte del padrone, tra virgolette, secondo me il film
dà qualche soddisfazione in più, quindi ci sono delle scene aggiunte che a me sono piaciute molto perché molto ficcanti, questo è un termine calcistico, ficcanti, oddio, molto appropriate, molto divertenti anche, forse per sdrammatizzare un pochino la situazione. E tra l'altro questo libro, concludo perché ho già parlato tantissimo per soli due libri, mi è stato regalato da Nicole, quindi la ringrazio tantissimo per questo pensiero. E basta, chiudo qui perché ho già parlato tantissimo come al solito. E ci vediamo al prossimo video dei libri del mese. Ciao ciao!